lamesiadrame.it, Riccardo Cristiano, come dicevamo prima, a guardia per la presentazione di questo nuovo libro di Francesca Rocchetti. Ma siccome prima citavamo la birra che si chiama La Guardia, che è una birra proprio autoctona di Guardia, siamo in compagnia dell'ideatore di questa birra, che è Francesco Oliverio. Francesco, a questo punto ti dobbiamo chiedere come hai avuto questa idea di fare una birra proprio in questo luogo, quindi come nasce, allora, questa birra, se ce la puoi descrivere anche. Per essere più precisi, diciamo, la produzione non è fatta qui a Guardia, però si ispira ed è dedicata alle tradizioni di questo posto, che è una minoranza linguistica e che ancora oggi, diciamo, al paese ma anche alla marina viene parlata lingua tradizionale occitana, lingua molto importante, citata anche da Dante Alighieri, diciamo, nella sua Divina Commedia. L'idea nasce da una collaborazione con uno dei migliori birrifici d'Italia, artigianali, per il quale lavoriamo da un po' di tempo, collaboriamo anche per la realizzazione delle etichette, in quanto proprio io e la mia socia, che in questo caso non c'è casualmente, che è Costanza Forestiero, appunto collaboriamo con loro per quanto riguarda lo sviluppo di etichette e marketing per il birrificio. E allora ad entrambi, lavorando per loro, insomma, ci è venuta questa idea proprio perché avevamo intenzione di dedicare un prodotto al paese, e quindi meglio della birra, insomma. Poi siamo in periodo estivo, se dovessi descrivere il sapore di questa birra per invogliare chi ci sta ascoltando. Guarda, la birra come tipologia è una Keller Pils, a bassa fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, 4,9 gradi, quindi è una birra beverina proprio perfettamente estiva, diciamo. È un prodotto che si lega molto bene appunto con il caldo, proprio perché è abbastanza dissetante, ha quel retrogusto amaro proprio, diciamo, caratteristico della tipologia della birra, quindi della Pils, e insomma si abbina benissimo con i taglieri e con tutto quello che fanno qui ad Officine Diversi. Quindi non dobbiamo fare altro che venire qui ad assaggiarla. Assolutamente, vi aspetto tutti e spero, insomma, di berne qualcuno insieme a voi, ecco. Questo è l'augurio. Grazie mille. Riccardo Cristiano, lamesiadrame.it, Guardia. Ciao, grazie.